Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati agli iscritti di questo canale. Oggi ci andiamo vicino, ma molto vicino. A cosa? Ve lo dico dopo la sigla. Vi parlo oggi, ragazzi, di Flavorage e di una sua linea di aromi che è presente sul mercato già da un po' di tempo. Una linea di aromi in formato 10 ml che si suddivide in 4 categorie. Le categorie infatti che compongono questa linea sono tobacco, quindi aromi tabaccosi, cream, cremosi, fruit, fruttati e fresh, quindi aromi che contengono ice e mentolati. Come già detto, sono aromi da 10 ml, ma molti di questi oggi sono proposti anche in formato mini shot 10+10. E ragazzi, devo dirvi che non sono assolutamente pochi, anzi ce n'è davvero per tutti i gusti. Tra tutti questi aromi, Flavorage ha voluto che ne provassi uno in particolare. Ma di che cosa vi sto parlando? Sto parlando, ragazzi, del Morris di Flavorage, che viene descritto come un aroma secco e tabaccoso, ideale per chi cerca un gusto il più vicino possibile alle bionde tradizionali. Che poi anche il nome Morris dice tutto. Come al solito, ragazzi, vi ricordo che il Morris vi arriva in un formato aroma da 10 ml, diluibile con base neutra in una percentuale che va dal 10 al 12%. Ma bando alle ciance, ragazzi, andiamolo a provare. Io lo proverò inizialmente su un sistema rigenerabile, in questo caso qua il Baika SE, sia su un sistema pod mod dotato di Sig Feeling, in questo caso qua la Vilter di Aspire. Partiamo quindi con il sistema rigenerabile, quindi Morris categoria tobacco di Flavorage. Passiamo adesso al sistema pod mod e quindi Morris categoria tobacco di Flavorage. Che cosa dire, ragazzi, di questo Morris categoria tobacco di Flavorage? Devo dire che è un aroma che mi ha colpito particolarmente. Prima di parlare della resa aromatica in base al sistema su cui l'ho provato, vorrei parlare appunto dell'aroma. Non stiamo parlando di un tabacco in particolare, quindi con i suoi sentori, le sue sfaccettature, le sue affumicature, le sue incensature, che più ne ha più ne metta, ma un aroma tabaccoso con delle note secche, delle note tostate, delle note paglierine che ci ricordano appunto la bionda analogica. Per quanto riguarda, ragazzi, la restituzione aromatica che ho avuto sul sistema rigenerabile, diciamo che in ispirazione quello che mi arriva principalmente sono delle note secche con qualche sfaccettatura dolcina. In espirazione viene tutto accompagnato da un sentore di tabacco trinciato fresco. I sentori mi richiamano molto a quello che è l'odore del pacchetto di analogiche appena aperto. Per quanto riguarda la restituzione aromatica che ho avuto sul sistema pod mod, diciamo che lì ci avviciniamo davvero davvero molto di più, perché quello che mi arriva principalmente sono delle note secche, paglierine e tostate, che davvero mi vanno a ricordare le sensazioni dell'analogica, tralasciando sempre la nota del tabacco con gusto, che quella ovviamente non si può andare a replicare. Per quanto riguarda, ragazzi, l'impatto sulle coil, ricordiamoci che stiamo parlando semplicemente di un aroma di sintesi, sicché un sintetico che già di suo non ha un grosso impatto sulle coil. Questa, ragazzi, è la colorazione che ha il Morris in diluizione al 12%, che è come l'ho utilizzata io. Vi garantisco quindi che DML ce ne fate, perché l'impatto non è assolutamente alto. Devo dire la verità, è un aroma che mi è particolarmente piaciuto. Non tanto perché mi è andato a ricordare i sentori dell'analogica che ormai ho abbandonato fortunatamente da molti anni, ma più che altro perché è un aroma che mi è saputo appagare e che ho apprezzato nell'utilizzo di tutta la giornata. Pertanto è un aroma che ritengo tranquillamente rientrare nella sfera degli old day, perché appunto non ti appesantisce o ti va ad asfaltare. Faccio davvero i miei complimenti a Flavorage per la realizzazione di questo aroma, perché diciamocelo, Flavorage ci è andata davvero davvero vicino, e quindi è un aroma che può essere tranquillamente appagante per coloro ai quali amano gli aromi tabaccosi, ma può essere anche un aroma utile perché può essere utilizzato come primo step per chi ha voglia di smettere di fumare e si approccia per la prima volta al mondo del vaping, proprio perché molte persone che magari vogliono smettere di fumare, quello che hanno paura di fare all'inizio è di abbandonare
quel gusto secco paglierino, quella restituzione che danno le biome analogiche, e quindi appunto questo può essere tranquillamente un'ottima alternativa. Bene ragazzi, allora arrivati a questo punto, io come al solito non ho più nulla da dirvi, il prodotto ve l'ho descritto, fatevi le vostre valutazioni, scrivetemi voi qui sotto che cosa ne pensate, mettetemi un mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei contenuti, ricordatevi anche di spuntare la campanellina per essere avvisati sui nuovi prodotti in uscita e le mie nuove recensioni. E con questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!